Oh,
Da un lato c'è un problema di fiducia perché purtroppo le amministrazioni che sono succedute in questi decenni, ma in realtà possiamo anche dire fin
No, più che altro per non, di non cadere, più che altro per... Aspetta, perché sono un po' coperta, non c'è una parte che c'è il caldo, che c'è più qua. È stato un percorso sereno che ancora una volta ci contraddistingue come forza politica e come gruppo all'interno del panorama politico. Il risultato stesso non è da leggere con una spaccatura all'interno del movimento, ma anzi proprio una qualificazione delle due proposte che erano. Che poi la linea comunque è così, come ho già detto, non sarebbe cambiata, sarebbe cambiato solamente l'interprete che poi chiaramente ha un ruolo sicuramente politico di primo piano, che è il sindaco, ma che nel nostro caso è affiancato da una serie di figure che dal punto di vista tecnico forniranno alla politica tutti gli strumenti per scegliere la strada opportuna per rilanciare la nostra città, che è questo l'obiettivo di fondo che avremo nei prossimi 5 anni di governo di Carrara, se i cittadini ce la consentiranno. Questo che ci auguriamo, visto che dopo 70 anni abbondanti, forse giunta l'ora di dare una svolta alla politica di questa città, considerando che sotto forme diverse in questi anni poi sono sempre state le solite forze politiche che hanno
governato, non c'è stata una vera alternanza al governo del palazzo. Questo probabilmente anche una ricostruire una parvenza di democraticità al governo di una città che veramente se vista da fuori presenta delle lacune grosse in questo senso. Pensiamo che l'aver affidato alle stesse persone, alle stesse logiche, alle stesse forze politiche decenni di guida di una città poi ha mostrato tutti i suoi limiti, se andiamo, e non pensiamo che questo rinnovo di fiducia sia dovuto ai risultati eccezionali che la nostra città ha raggiunto, anzi, ma l'aver creato tutta una serie di relazioni anche di tipo clientelare che hanno permesso a determinati soggetti di continuare a governare Carrara. E questo secondo noi è anche uno spezzare questa linea di continuità, secondo noi dal punto di vista democratico sarebbe un risultato fondamentale. Quale che sia la forza politica che riuscirà a fare, noi pensiamo di avere tutte le carte a regola, perché veniamo da un'esperienza importante in Consiglio come prima forza di opposizione. Ricordiamo che già nel 2012, pur essendo una lista sconosciuta ai più, abbiamo sfiorato il ballottaggio. Oggi riteniamo di avere tutte le carte a regola appunto per modificare il corso della storia di Carrara. Dobbiamo anche considerare che la nostra metodologia è completamente diversa, cioè non andremo, se i cittadini vorranno darci la fiducia, a mettere nei posti il ruolo, nei posti chiave delle persone che hanno ottenuto il consenso, quanto le persone che hanno alle spalle un curriculum e quindi un'esperienza specifica nel settore. Stiamo parlando sia degli assessori, sia delle partecipate, quindi gente che ha maturato delle esperienze specifiche e che quindi sarà in grado di affrontare gli incarichi in modo competente e non semplicemente da provveduti o da in modo, diciamo, le tecniche che possano portare avanti nel migliore dei modi e partecipate, di cui poi è prevista tutta una rielaborazione perché la normativa stessa potrebbe. Ecco, in questo senso, se posso aggiungere, oggi annunciamo anche l'apertura alla cittadinanza, così come abbiamo fatto per la scelta dei consiglieri comunali, anche per gli assessori e per gli incarichi delle società partecipate, chiediamo ai cittadini che hanno competenze e conoscenze da mettere a disposizione della collettività di farsi avanti. Sul nostro sito carrara5stelle.it è già presente un apposito form dove le persone appunto possono avanzare la propria autocandidatura a ruolo di assessore, a ruolo di amministratore delle società partecipate, a ruolo di revisore contabile. Queste sono le figure chiave che, come ha detto giustamente Francesco, sceglieremo in base alle capacità tecniche e non in base a logiche elettorali di mero consenso. Quindi vengono scelti questi dal sindaco, non vengono votati? No, non verranno votati. Come sapete, la normativa prevede che gli incarichi di questa natura siano chiaramente fatti dalla nomina, sia fatta dal sindaco, chiaramente verrà fatta in modo coerente rispetto ai criteri che dicevamo prima, quindi mettete al primo posto le competenze, le conoscenze che i candidati possono spendere, poi chiaramente anche una coerenza rispetto a quelli che non sono i nostri valori, rispetto alla linea guida del nostro programma. Pensate di annunciare la giunta prima dell'elezione? Sì, per evitare l'effetto Roma, qualcosa del genere? Sì, noi pensiamo di avere minori problematiche. È vero che Carrara è stata una città male amministrata, però noi partiamo, come ho detto prima,
già un'esperienza di consiglio, siamo persone conosciute, credo che il nostro lavoro all'interno delle istituzioni sia stato anche stimato, in questo non vogliamo peccare di modestia, ma crediamo di aver fatto un lavoro più decoroso e pensiamo di poter arrivare verosimilmente alle elezioni, se non con tutta la giunta pronta, almeno per, cioè, l'obiettivo è quello, poi magari può potrebbe mancare una figura, ma già insomma abbiamo avuto, già ci sono candidature all'interno del gruppo, e però noi vogliamo fare così come, lo ripeto, così come abbiamo fatto per i consiglieri comunali, e in questo senso mettiamo la nostra credibilità, perché all'interno dei candidati di consiglio sono arrivate persone, sono entrate persone che si sono fatte avanti negli ultimi tempi, quindi il nostro non è il nostro è un'apertura a 360 gradi nei confronti della cittadinanza, e questo noi riteniamo importante, appunto perché sono ruoli dove la competenza è secondo noi fondamentale. Non vogliamo fare lo stesso errore che è stata fatta dalla giunta Zubani 1, Zubani 2 e da chi lo ha preceduto, di basare le scelte sulla base solamente di logiche elettorali. Questo riguarda sia la giunta, quindi sia gli assessori, sia i membri delle società partecipate, che sono l'altro anello fondamentale su cui si lavora oggi in amministrazione, perché le società partecipate, come sapete meglio di me, sono un braccio fondamentale dell'amministrazione, non possiamo permettere che siano gestite in modo superficiale e inadeguato. Ma saranno scelti sempre in base ai criteri di non appartenenza, non aver mai amministrato, o si possono scegliere anche persone che hanno già avuto incarichi, che vantano esperienze, magari anche tessere? No, tessere magari non ho avuto esperienze. Quindi non tessere, però persone esperienze, non come quelle consiglieri di partito, no, possono essere, devono essere iscritti al Movimento 5 Stelle. No, tutt'altro, l'ho detto all'inizio, appunto una cosa che ci contraddistingue in questo percorso, che chiaramente non andiamo a prendere solo il Movimento, ma ci apriamo a tutta la cittadinanza. Chiaramente quello che chiediamo è una condivisione rispetto ai nostri principi e rispetto alle linee guida del nostro programma. Ma queste persone non vi dovranno anche votare? Verranno votate dalla mia? No, non verranno. Non verranno votate. Non verranno. Quindi la descrizione. Verranno, verrà valutato il curriculum, ma si farà. Perché che lei. La scelta verrà fatta. Finale la farà il sindaco, sì, però le proposte poi verranno vagliate da comunque all'interno del movimento, e illustrerà caso per caso, poi si vedrà un attimino. Dipende anche quanti curricula arriveranno, potrebbero arrivarne diciamo pochi, quindi su quei pochi ovviamente, come potrebbero invece essere tanti, allora a quel punto lì si fanno una qualche selezione in qualche modo. Perché sì, come vengono fatte le selezioni nelle aziende, verranno fatte, verranno vagliato il curriculum, verranno fatte poi dei colloqui personali, anche perché noi viviamo in una città che non è Manhattan, quindi più o meno le persone si conoscono, però chiaramente è anche importante un rapporto di fiducia che si deve instaurare poi con il candidato. Sì, ovviamente si posso aggiungere, sono soprattutto per quanto riguarda gli assessori, comunque sono nomini comunque di carattere più politico che tecnico, quindi comunque ovviamente ci deve essere una condivisione soprattutto del programma, cioè sulla base di questo. Invece sul discorso che chiedeva prima per quanto riguarda l'appartenenza ad essere di altri partiti, diciamo che secondo me anche le esperienze che ci stanno intorno insegnano che comunque meglio non mescolarsi con chi è già compromesso un po' dal sistema. Quindi se io avessi la testa del partito in qualsiasi volta non potrei candidarmi, non abbiamo posto alcun limite. Però anche perché è un conto aver avuto una tessera, è un conto aver partecipato attivamente, un conto è averla avuta, un conto averla ora, cioè se tu hai avuto 5 anni fa tessera di un partito è un conto, se ce l'hai ora è nostro che un altro, cioè noi ci presentiamo con delle idee che sono in netta discontinuità rispetto a chi ha amministrato Canara fino ad oggi, quindi se tu hai la tessera del PD, io credo che tu, il tuo pensiero politico sia in linea a quello che dice il PD oggi,
noi rispetto al PD o al Partito Socialista abbiamo delle idee molto diverse rispetto a come deve essere la lista del Carrara. Questo è quello che può in qualche modo escludere la persona che la testa non è l'aspetto formale di avere una testa di una forza politica piuttosto che un'altra, è proprio la condivisione rispetto a quello che invece sono saranno le nostre linee programmatiche, che sono già scritte in un programma che è stato definito diciamo al 90%. Le linee guida sono quelle che, su cui lavoriamo da mesi, e verrà poi implementato, arricchito con gli incontri che faremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, con i vari operatori, le varie realtà che contribuiscono, possono contribuire allo sviluppo economico e sociale di Carrara. Mi riferisco non solamente chiaramente agli operatori economici professionali, ma anche al mondo dell'associazionismo, che dà alla nostra comunità un contributo importante. Ma l'assessorato al marmo lo tiene il sindaco oppure lo delega? Ma non dire. No, vabbè, dai, è il tuo... No? Sì, ovviamente, quando terremo, in base a quelli che saranno i carichi, è inutile fare come attualmente sta facendo il sindaco, chi tiene la delega al marmo, in realtà dubito che si sia occupato di marmo, ecco. Quindi penso che la priorità abbia la città nel suo complesso, per cui vedremo di se sarà compatibile, ecco. Se non sarà compatibile, una figura la troviamo sicuramente, senza grosse difficoltà, sinceramente. Sì, posso vedere che chiaramente dovremmo anche valutare le persone che abbiamo a disposizione. No, francamente non ho neanche valutato, diciamo, quasi forse cioè, Giunta entrerà, visto l'impegno, visto comunque il consenso che ha avuto tutto quanto, non è previsto. Non facciamo mai questo tipo di valutazione sulla base dell'impegno profuso, del tempo speso, del consenso avuto, però sì. No, secondo me le scelte dovrebbero essere fatte più che altro sulla base delle capacità specifiche, delle competenze, di quanto uno è adatto a ricoprire un determinato ruolo, quindi diciamo al di là dell'impegno che uno ha speso, cioè qua nessuno guadagna le stellette sul campo, no, facendo se è stato giudicato adatto per un eventuale ruolo di sindaco, potrebbe essere anche quello che fa anche bene, ma cioè sparisce dal partito, non lo so. Sulle nomine che ha appena iniziato, come dicevo, ci sono state già avanzate delle autocandidature interne, non so se tra quelle, a parte gli scherzi, quello che noi oggi vogliamo dire è appunto che cerchiamo risorse all'esterno, le nostre le conosciamo, vogliamo vedere che cosa la città ci può offrire, chi ha il coraggio e la voglia di mettersi in gioco in un percorso che sarà sicuramente ricco di soddisfazioni, ma che ci saranno anche dei passaggi delicati, perché l'eredità che l'amministrazione Zubani ci lascerà non sarà certo un'eredità positiva, anzi, i problemi, come sappiamo, sono grandi, sono enormi, i numeri sono numeri che devono essere messi a posto, sia per quanto riguarda gli indicatori di carattere economico e sociale, sia per quanto riguarda i numeri proprio del bilancio del comune. E ci aspettano quindi 5 anni di duro lavoro, ma noi siamo pronti a metterci in gioco, riteniamo di avere, come detto prima, le carte in regola, ci mettiamo coraggio, perché come dicevo prima
non sarà facile, chiediamo anche ai Carrarini il coraggio di cambiare, finalmente, dopo decenni di mala amministrazione che ormai è sotto gli occhi di tutti, non è non serve che la raccontiamo noi che siamo una forza di opposizione, penso che tutte le persone siano in grado di valutare e giudicare come sia cambiata in senso negativo Carrara negli ultimi. Per quanto riguarda il programma, avete detto che il 90% è deciso. Sì, sì, abbiamo già, ci lavoriamo da mesi, quindi stiamo procedendo a una rielaborazione di quello che era stato il programma del 2012. Chiaramente lo stiamo arricchendo con quelle che sono state, visto che abbiamo avuto la possibilità di essere in consiglio comunale per 5 anni, quindi di vedere più da vicino e di approfondire alcuni temi. E chiaramente questa esperienza è stata preziosa per andare poi a mettere a punto quelle che saranno le idee che svilupperemo, abbiamo già sviluppato nel programma, però prima di dare la stesura definitiva, un ulteriore passaggio che secondo noi è fondamentale, come dicevamo prima, è un confronto con la cittadinanza e quello che sono poi le sue articolazioni più significative, quindi associazioni di categoria, associazioni della società civile, che possono secondo noi darci degli spunti e dei contributi che noi siamo disponibili chiaramente ad ascoltare e ad inserire nel nostro programma. E se dovesse scegliere un punto a cui lei tiene particolarmente del programma, qual è? Un punto a cui tengo particolarmente il dissesto idrogeologico, che quindi comporta anche la gestione del comparto del mare. Dopo le alluvioni penso che la gente stia abbastanza, le alluvioni sono quelle recenti, ma in realtà le alluvioni ce ne sono state di più. È opportuno andare a intervenire sul sistema di sicurezza in tutta la città. Ma si riprende dai progetti partiti dalla regione o c'è la possibilità di... Vedremo, ovviamente lo studio seminario è da cui partire, insomma il docente universitario sicuramente le cose le conosce, poi magari noi avremo delle priorità diverse sugli interventi rispetto a quelle che altre forze politiche avrebbero. Veramente non buttare giù punti. Sì, però l'esperienza ci insegna che comunque quella della comunità locale, visto che la diretta è interessata, insomma, ci dovrà mettere ricco, ecco, insomma, le competenze sono della regione, del territorio, vediamo noi. Si profina. Non vogliamo ritrovarci argini che, no? Sicuramente dovremmo avere un confronto poi con le istituzioni che hanno mostrato interesse a investire a Carrara non soltanto sulla messa in sicurezza del territorio, appunto come diceva giustamente Francesco, il punto del dissesto idrogeologico per noi è un punto fondamentale, ma non credo solo del Movimento 5 Stelle di Carrara, ma anche a livello nazionale, anche se pensiamo alla questione degli investimenti che sono stati programmati sul porto. Qua credo, no, che siamo stati molto, molto chiari in questi mesi, gli investimenti è bene che si facciano, è bene che si facciano a cominciare da quelli che li qualificano Marina di Carrara, soprattutto dal punto di vista di vivibilità e dal punto di vista turistico. Quindi partendo da quelli che sono il quarto e il terzo lotto che riguardano appunto la parte lato Sazzana, per intenderci, quindi il rifacimento della passeggiata, della diga foranea, dell'ingresso magari con meno cimento. Non c'è il rischio di ripetere un'altra volta 30 milioni che fanno avanti indietro ormai da... Quello bisogna che qualcuno ce li dia quei soldi, però poi giustamente, cioè, da qualche parte si deve cominciare, no? Secondo noi sarebbe opportuno, e la città questo chiede, secondo noi, chiede finalmente
una risistemazione, una riqualificazione di una zona che in questo momento ne ha bisogno, anche perché comunque è uno dei centri, uno dei poli pulsanti della città. Tutti noi sappiamo che se andiamo in una bella domenica di sole a fare una passeggiata, probabilmente 6 caratteri su 10 vanno proprio alla passeggiata sul porto, quindi è da lì che secondo noi dobbiamo ripartire, anche perché poi diventerebbe anche un punto di attrattiva dal punto di vista turistico, che è l'altro settore economico su cui secondo noi l'amministrazione ha avuto un impatto passato devastante, su cui noi invece vogliamo puntare per arricchire l'offerta di lavoro che c'è sul territorio, di cui abbiamo un bisogno disperato. I dati dello studio della Camera di Commercio sono inquietantissimi, perché riportano che dal 2000, quindi diciamo dagli ultimi 16 anni, abbiamo perso circa un terzo delle presenze turistiche annue, diciamo, a Carrara, cioè circa 500.000 presenze annue in meno a partire dal 2000, che è tantissimo, nonostante che i proclami che sono stati fatti dalle giunte che sono succedute. Se vi ricordate anche i volantini per il rilancio turistico, quindi forse qualcosa non ha funzionato in quell'aspetto. L'ampliamento del porto? Non rientra tra le nostre priorità, ma nemmeno nelle nostre idee, non è questione di priorità, nel senso che oggi come oggi il porto è ampiamente in grado di sostenere il traffico commerciale che ha. Semmai si parla di riorganizzarlo in modo più efficiente, noi abbiamo messo nel programma lo spostamento dell'aspetto turistico sempre all'interno del porto, ma verso, diciamo, il lato occidentale, quindi verso il lato balneare, che si presta non è stata di destinare l'Atlantico, rimane lì, ci mancherebbe, ma invece potrebbe essere interesse del club nautico quelli si spostare, quindi si parla del porto turistico, rimane in piedi l'idea, vediamo ora pragmaticamente che cosa vorranno fare intanto i nuovi governanti del porto, perché sappiamo che l'autorità si è spostata sulla Spezia e quindi sulla regione Liguria, quindi bisogna anche con loro capire quali sono effettivamente le linee di sviluppo che vogliono portare a Marina di Carrara. Secondo noi, lo ripetiamo, anche quando si parla di portualità c'è da tener conto della fragilità del nostro territorio. Non possiamo permetterci altri errori grossolani che vadano ancora di più a incidere sulla stabilità del territorio. Dall'altra parte, come dicevo prima, vorremmo che gli interventi, i milioni che sono stati stanziati, si spendessero però nel modo giusto, anche quando possiamo sbagliare. Noi non possiamo più permetterci errori di superficialità, scelte urbanistiche azzardate. Noi dobbiamo fare tutto quello che è necessario per far rilanciare il Carrara nel modo giusto, non possiamo più permetterci errori di valutazione, questo è abbastanza evidente. Francesco, tu insegni in centro, abiti in centro, cosa ci dici per quanto riguarda uno dei temi cruciali, cioè come risollevare le sorti? Allora, anche ieri c'è stata, insomma, un po' di polemica sul discorso di queste domeniche organizzate dai commercianti, sembra che non sia andata tanto bene. Hai già in mente qualcosa, una formula non magica ma che possa funzionare? Bacchette magiche non ne abbiamo, abbiamo diverse idee che sono state già abbozzate nel programma e che nei prossimi incontri che faremo appunto con le organizzazioni, sia dei commercianti che di altre forze economiche, andremo a sviluppare in modo tale da riuscire a creare un quadro completo. Ovviamente la società sta cambiando, di questo dobbiamo prenderne atto. La società che riguarda non solo Carrara, ma riguarda proprio il paese intero.
paese, l'Italia, come si colloca a livello internazionale, e quello che è lo sviluppo economico a livello internazionale. E noi ci muoviamo su questo orizzonte, e su questo orizzonte contiamo di trovare delle alternative, delle soluzioni. Lo studio sarà lungo, però contiamo di portare delle novità in questo senso. Ad esempio? Sono tante cose che già abbiamo proposto, per esempio nell'attuale amministrazione, come può essere il wifi, come possono essere le piste ciclabili, può essere il miglioramento dell'ambiente, puntare sulla scultura, quindi sulla lavorazione del marmo, lo sviluppo, comunque la sinergia con l'Accademia, insomma di idee ce ne sono tante. Si tratta poi di confrontarsi con gli operatori e poterle poi mettere in pratica. Ecco. No, okay. Non avete altre domande? Magari un aspetto che non abbiamo sottolineato è che comunque abbiamo già intrapreso un percorso con Bruxelles per cercare appunto di avviare o comunque rinforzare questi canali di finanziamento che potrebbero permettere alla città comunque una boccata di soldi con una gestione ben diversa da quella che abbiamo visto con il Pius, per esempio, che ad oggi siamo a gennaio e bene o male gli animosi non sono stati ancora inaugurati, e della Padula, che è nato dei progetti Pius, non si sa ancora niente, almeno io che faccio parte della Commissione Lavori Pubblici non sono stato dedotto assolutamente, per non parlare poi del centro di Sognano, bello, completato, finito, abbandonato, addirittura con tutte le aiole intorno che avrebbero dovuto abbellirlo, che sono già seccate. Questo è uno dei sistemi con cui l'attuale amministrazione intende affrontare i cambiamenti climatici. Ma cos'è il centro di Sognano, scusate? Il centro di uno per anziani, che è stato realizzato con i fondi Pius. Cioè l'hanno fatto e l'hanno lasciato fare? Già dall'ottobre 2015, come Commissione Sociale, avevamo fatto il sopralluogo, era pronto, ultimato. Più volte abbiamo chiesto in consiglio lo stato dell'inaugurazione. Sono sempre dietro a questo fantomatico bando da realizzare per il settore sociale. Per la gestione? Sì, per la gestione. Quindi sono fermi alla gestione? Sono fermi. Di fatto il centro è pronto, è agibile, utilizzabile, però è ancora chiuso. Più volte ci torniamo sopra, ma non arriviamo sempre. I rovi sono tornati a farla da sola, io ci abito a Sognano, si sono rimangiati di aiuto. No, quello è stato io. Lo lascio le tanto. Sì, questo è il mio. Scendiamo, bisogna comunicare. Allora io ieri ho lasciato andare, lasciato anche il mio, sì. Se no c'è anche il mio. Sì, perché forse siamo sono di Matteo. Ah, no, sono anche me. Sono quello di Matteo che si dice. Un'altra cosa è la Padula, avete intenzione di lasciare questo progetto questa destinazione d'uso o ci sono idee di un'altra funzione per la città? A occhi e croce, quando decadrà l'amministrazione, il progetto della Padula dovrebbe essere avviato. Ora stare a buttare all'aria un progetto avviato, sinceramente, è una spesa inutile. Bisogna vedere anche quali sono gli spazi che rimangono, al di là dell'allestimento museale, quindi sugli spazi rimanenti, vedere di destinarlo a delle attività di tipo culturale che abbiano un senso. Il problema della Padula è che
è un progetto che va tutto rivisto, nel senso che loro sono intervenuti soltanto sul parco, sul parco intorno alla villa, c'è tutto il resto del parco che deve essere ripristinato, a cominciare dall'accesso basso, il famoso ponte dell'era Segnanini, che posso dire non sono stati capaci di fornirlo di un tavolame che potesse reggere le intemperie. Cioè, qualunque persona intelligente avrebbe usato delle tavole di qualche centimetro di spessore maggiore, trattate con sostanze impermeabilizzanti per fare in modo che potesse durare nel tempo. Cioè, lo fatto stesso che venga tenuto tuttora chiuso, sinceramente non si capisce per quale motivo, quale possa essere il senso per cui l'ingresso principale debba essere da Sorniano, dove non ci sono parcheggi, dove non c'è una... Cioè, vorrebbero farci arrivare il pullman addirittura, cioè, non lo so, ditemi voi. La stazione non ha un rapporto. C'è veramente qualcosa in più le dimensioni degli altri. Esatto, perché se consideriamo che la strada dei Marmi, se consideriamo che alla strada dei Marmi, all'uscita dove le pese, i pullman hanno problemi perché hanno posizionato un palo dell'illuminazione pubblica in modo tale che gli autisti di pullman non riescono a passarci. Cioè, diteci quali intenzioni hanno di sviluppare il turismo questi soggetti. Il palo dell'illuminazione all'uscita, all'ingresso, diciamo, della strada dei Marmi. Il punto turistico a San Martino, hanno scoperto all'ultimo che i pullman devono passare sacrificati in una via che, insomma, oltretutto, oltre essere piccola, non è nemmeno, è una zona effettivamente squalida e distributissima così com'è. In più, il discorso di Sorniano, sinceramente, viene da dire, ma ci sono o ci fanno? E comunque vorrei far presente che in città non c'è un solo albergo che è in grado di ospitare un pullman di turisti, perché non c'è un albergo con un numero sufficiente di camere adatto ad ospitare un pullman. Quindi, diciamo, se questi erano i piani di rilancio del turismo, francamente, peggio sarà difficile. Sinceramente, non lì, questo tra l'altro è uno dei motivi per cui nessun tour operator prende in considerazione Carrara, perché non c'è neanche un albergo in grado di ospitare un pullman di turisti. Quindi, diciamo, al di là di tutti i proclami, di tutti gli annunci, di tutte le cose, poi la realtà cruda è terribile, cioè basta soltanto dirla perché sia chiaro il fallimento politico, diciamo, che ci ha portato fino a qua. Ma come di 5 anni a riprendere la buona? Gli alberghi, diciamo, lavorano quando ci sono turisti, è, diciamo, un circolo virtuoso che bisogna riattivare. Sempre secondo lo studio della Camera di Commercio, gli operatori interrogati su quale fosse la principale causa del problema, diciamo, turistico, perché è un problema, diciamo, nel senso che non funziona, hanno indicato, se non mi ricordo male, il 57% di loro, forse anche di più, hanno indicato la mancanza di promozione del territorio. Ma diciamo, anche questo è un dato crudo che tutti noi conosciamo, basta andare ad esempio a Massa o a Spezia, perché troviamo molte persone che ad esempio non sanno che Marina di Carrara c'è una spiaggia molto lunga, profonda. Questa è una realtà con cui tutti noi ci possiamo scontrare facilmente, no? Intanto capita di incontrare una persona di Massa che lo porta a Spezia Marina, ma qua avete una spiaggia così grande, più grande di quella di Marina di Massa. Cioè, la Massa non solamente è questa una colpa di Carrara. Era per fare un paradosso della mancata protezione del territorio, no? Cioè, sicuramente non è solo. Ci sono molte persone anche qua vicino che conoscono pochissimo il centro storico di Carrara e le sue bellezze incredibili, perché sono veramente incredibili. Però anche qua vicino nessuno le conosce, figuriamoci un turista danese, inglese. Forse paradossalmente è conosciuta all'estero che non. Sì, come no, sì, per le cave che potrebbero essere anche la. E comunque, diciamo, gli operatori indicavano questo come principale problema. Eccezionale. Ne chiudiamo tutte. Abbiamo il sindaco. La prima e l'ultima. Acqua Margherita.
lasciare perdere, però sul PAC potrebbe essere un'idea molto interessante, sinceramente. A meno non c'è che cave che sono già in abbandono. Cioè il turismo, noi non cerchiamo un turismo legato anche proprio al turismo delle cave, nel senso sfruttare, utilizzare quelle cave che sono per il momento in abbandono per a fini turistici, ci sono tantissime cose che si possono fare. Qualcuno l'ha già sperimentato anche in Toscana, l'utilizzo di cave a finalità completamente diverse, quindi che siano teatri piuttosto che alberghi o cose, vedremo anche che cosa gli operatori economici vorranno mettere in gioco, ecco, da questo punto di vista. Le cave devono tornare ad essere un fattore di sviluppo per Carrara, e non è che possiamo limitarci solamente all'estrazione, credo che nessuno di noi voglia vivere in un mero distretto minerario, per cui abbiamo bisogno che le cave tornino ad essere sfruttate a 360 gradi lungo tutte le direttrici, quindi cultura, che poi diventa turismo, che poi diventa quindi un rifiorire della città anche sotto altri aspetti, la lavorazione sarà un altro aspetto importante. Non ci aspettiamo che finalmente gli imprenditori locali tornino ad investire sul territorio. È chiaro che la nostra città è stata costruita dal punto di vista imprenditoriale sul settore lapideo, perché non credo che ci siano altre aziende, non dico di grandi dimensioni, ma neppure di medie. Se andiamo a una microazienda troviamo praticamente il 90%, se non qualcosa di più, di attività che vivono di marmo o attraverso la stazione o attraverso il commercio. Per cui è una realtà importante su cui ci vogliamo confrontare, tenendo anche conto però delle criticità, perché come ogni manifestazione umana ci sono le due facce della medaglia, c'è sicuramente l'aspetto economico, ma poi c'è anche l'aspetto di cui parlava prima Francesco, relativo all'impatto sul territorio e relativo poi a una serie di situazioni che purtroppo si sono creati. E penso al tema della sicurezza, che non è una questione che può essere mantenuta in un angolo, e poi c'è l'aspetto altrettanto importante dei riflessi sul bilancio del comune, perché l'ente oggi come non mai, per poter pianificare i propri investimenti, ha bisogno di, così come ha spese più o meno certe, ha bisogno di entrate certe. Noi dobbiamo sapere quanto possiamo investire, e per saperlo chiaramente le entrate dell'apilio, come sapete, costituiscono un fattore importante per il bilancio comunale, sia perché dal settore dell'apilio comunque il comune ha delle spese, siamo ancora ben lontani dall'aver ammortizzato l'investimento fatto nella strada dei marmi. Cioè, ci sono poi i costi operativi della gestione, i costi operativi dell'ufficio marmo, e in più ci sono si tutti. Sta parlando di cifre che superano i 10 milioni di euro, che per un comune piccolo come il nostro sono numeri rilevanti. E dall'altra parte quindi abbiamo la necessità di stabilizzare gli incassi dell'apilio procedendo a una gestione comunque efficiente e non quello che è stato fatto finora. Io vi ricordo che il settore marmo è stato oggetto di una denuncia dell'organo di revisione al Consiglio Comunale, che ha messo in evidenza la superficialità e la scarsa efficienza con cui erano gestiti gli incassi dell'apilio. Questa è una cosa che ai nostri occhi è del tutto improponibile. Io ho ancora un'interrogazione aperta a cui l'amministrazione deve ancora rispondere su centinaia di migliaia di euro, per cui il comune continua a inseguire il delegato, il famoso delegato, anziché andare direttamente dal concessionario. Sono ritardi negli incassi che poi incidono anche nell'utilizzo degli strumenti di debito, che vanno poi a inficiare l'economicità della gestione comunale. Quindi questo tipo di lassismo assolutamente non lo accetteremo.
vogliamo che ciascuno sia portato a pagare il giusto, perché siamo ben consci che la pressione fiscale che è sulle imprese è una pressione fiscale importante nel nostro paese, cui si aggiungono i contributi che però devono essere versati, perché comunque si sta parlando di un bene pubblico e un bene privato. Si va avanti con i beni stimati, sì. Si va avanti. Dipende cosa si intende, non si va avanti con i beni stimati. Si va avanti nel senso che continuano ad esistere beni stimati, no. Se invece si intende si va avanti nella lotta contro la sopravvivenza di questi beni stimati, in questo senso la Corte Costituzionale si espressa in modo chiaro, i pareri degli esperti sono più che chiari. Si tratta semplicemente di mettere nero su bianco cosa che queste amministrazioni non hanno mai voluto fare. L'ultimo esempio è stato con l'ordine del giorno da me proposto al Consiglio Comunale, che ha trovato pure l'adesione di un esponente, anzi di due esponenti di Fondazione Comunista, che hanno capito che quale errore si è commesso finora, e da parte della maggioranza si è risposto con un parere dell'autorità garante della concorrenza, cioè con nulla di fatto, quindi in sostanza. Chiaramente noi non possiamo rinunciare a una parte del patrimonio del comune, ma quella è una questione che deve essere chiarita e che chiaramente dovrà essere chiarita nei tribunali, a meno che il legislatore nazionale non ci dia una mano in questo senso, ma finché rimane un governo del PD, che sappiamo tutti come si è comportato nel confronto di una legge regionale, in questo senso abbiamo poche speranze. Diverso sarebbe il quadro se le prossime elezioni politiche vincesse il Movimento 5 Stelle. Questo chiaramente il nostro atteggiamento sarà anche vincolato da quello che è il quadro normativo in cui ci dobbiamo muovere, però sicuramente quella è una questione che si deve portare avanti, perché altrimenti si può essere tacciati di danno erariale, cioè non è che c'è un'altra strada. Nel momento in cui ci sono pareri di insigni giuristi che affermano la piena proprietà da parte del comune di una parte consistente del proprio patrimonio, chi vi rinuncia fa un evidente danno erariale, o chi porta avanti la questione con inerzia. Questo credo sia un fatto assodato. Poi non si possono portare avanti le questioni, sappiamo bene che cosa ha combinato il PD in questi 5 anni. Pensiamo di essere all'altezza di fare qualcosa di meglio. Se passiamo a casa. Grazie PD. Esatto, andiamo a sentire cosa ci dicono. C'è Parrini. Presenta la candidata sindaco. Si ritira. Secondo me vuole. Secondo me è roba di concorso, quella roba di ricorso. No?